Nell'anticipo di sabato pomeriggio, il Samito 83 sfrutta al meglio il turno casalingo e conquista l'intera posta in palio al cospetto della capolista Torino di Sangro. L'11 di Mister Di Camillo ha ottenuto una vittoria sofferta grazie ad una ripresa più autoritaria rispetto ai primi 45 minuti nei quali gli avversari si sono resi pericolosi in diverse circostanze. E l'avvio di partita è tutto degli ospiti. Dopo appena 90 secondi, il Torino di Sangro fa tremare Di Paolo con questa bella conclusione al volo di Bonacci che lambisce la traversa. Al 18esimo è ancora Bonacci che prova a pungere, ma la sua inzuccata si perde di poco al lato. I padroni di casa riescono a scuotersi e al 32esimo sfiorano la segnatura. Fabio Cupido arriva dal settore sinistro, si accentra in area e lascia partire una splendida conclusione che va a stamparsi sul palo alla sinistra di Salerni tra il disappunto del pubblico di casa. Al 39esimo tornano a farsi sotto gli uomini di Mister Priori che provano la conclusione dal limite ma il pallone si perde a fil di palo. Al 43esimo l'episodio che sblocca l'incontro. Filippo Lanci viene strattonato in area da un difensore avversario e il signor Di Cinchio di Pescara che dirige l'incontro non ha esitazione ad indicare il dischetto del rigore. È Marfisi ad incaricarsi del tiro che non fallisce. La gioia dei padroni di casa dura pochi secondi visto che gli ospiti pervengono subito al pareggio. Il solito Bonacci, approfittando di uno svarione difensivo degli avversari, può infilare quasi indisturbato il portiere Di Paolo con questo preciso diagonale. Nel secondo tempo il San Vito 83 prende in mano le redini dell'incontro e legittima il successo finale. Al quarto Lanci viene anticipato prima di concludere a rete dal portiere avversario. Al nono ancora Lanci in evidenza con questo colpo di testa che si alza oltre la traversa. Due minuti dopo arriva il gol partita. Bucco rimette al centro con questo cross dalla destra, Scaglione raccoglie a centro area e non ha alcuna difficoltà ad infilare il pallone nel sacco. Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa provano a forzare la mano, ma il colpo di testa di Cupido sugli sviluppi di un calcio d'angolo si perde oltre la traversa. Gli ospiti nei minuti finali tentano di cingere d'assedio il San Vito, ma lo fanno in maniera piuttosto confusa, tant'è che sono ancora i biancazzurri ad impensierire la porta avversaria al 42esimo quando Lanci prova questa conclusione centrale dal limite, ma Salerni abbranca in presa sicura. L'ultima occasione da gol è per il Torino di Sangro al 44esimo, con questo diagonale dal limite di Gualtieri che si perde sul fondo. Bene, queste erano le immagini salienti di San Vito 83 Torino di Sangro. Adesso andiamo a sentire alcuni protagonisti nel dopopartita. Abbiamo ascoltato il direttore sportivo dei padroni di casa, Natalino De Nardis, e Nicola Salerni, che è il difensore della formazione ospite uscita battuta dal comunale di San Vito. Vediamo. Siamo nel dopopartita di San Vito 83 Torino di Sangro con il direttore sportivo della squadra di casa Natalino De Nardis. Una vittoria di prestigio, quella odierna con la capolista. Sì, sicuramente è stata una bella vittoria e a noi ci fa molto piacere aver vinto con la capolista e contro una bella squadra. Abbiamo vinto al termine di 90 minuti, ben giocate da ambedue le squadre, e secondo me comunque la vittoria alla fine l'abbiamo meritata. Le ambizioni del San Vito con questo successo cambiano? Questo sia, le nostre ambizioni non è che ci siamo prefissi qualcosa all'inizio, adesso noi ci prendiamo quello che il campo ci dà e speriamo di far bene chiaramente, perché comunque noi la società, la nostra grande vittoria è valorizzare il più possibile i ragazzi che abbiamo, ne abbiamo tanti e sono molto bravi e le ringrazio perché hanno fatto un buon gruppo con i più anziani e i più esperti. Menzione particolare per qualcuno? Il Bucco senz'altro è stato, a mio avviso, è stato il migliore in campo, il nostro ragazzo dell'80 e poi Gianni Scaglione alla fine quando è entrato a parte il gol ci ha dato la spinta giusta in avanti per vincere la partita. Un giudizio sull'avversario odierno? Torino di Sangro è una bella squadra, si sapeva e effettivamente possono arrivare in alto, il campionato è ancora all'inizio, se non si demoralizzano, se rimangono uniti possono arrivare bene. Sono in parecchi a pronosticare il Popoli come eventuale squadra da battere, è così? Sì, il Popoli qui, noi abbiamo vinto anche col Popoli, comunque mi ha fatto una buona impressione, una squadra che gioca a calcio e cerca sempre di giocare la palla, è una cosa secondo me molto positiva, adesso senz'altro alla fine possono arrivare in alto anche loro.
Siamo a commentare questa gara anche con un esponente della formazione sconfitta, con il libero del Torino di Sangro Nicola Salerni. Una sconfitta che comunque non pregiudica le vostre ambizioni di alta classifica. Beh, la nostra squadra sicuramente, nonostante stesso, dipenderà anche dai risultati degli avversari domani. Sicuramente resteremo lì davanti. Certo, una sconfitta in attesa e, se vogliamo, per certi versi anche meritata, per forse il pareggio è il risultato più giusto. Abbiamo avuto un inizio secondo tempo un po'... così siamo stati presi alla sprovvista e abbiamo subito il gol, poi il nostro forcing finale non ha prodotto niente di positivo, forse un po' disordinato. Le vostre ambizioni sono chiaramente quelle di un salto di categoria, visto anche che la società è molto ben piazzata anche economicamente, con degli sponsor piuttosto potenti, io sbaglio? Sicuramente le nostre ambizioni sono quelle di fare un campionato tranquillo, poi se verranno risultati positivi che ci permetteranno di rimanere al vertice fino alla fine, sicuramente saremo lì pronti a lottare. Che cosa non ha funzionato oggi, secondo te? Ma fondamentalmente c'è stato anche quel calo più che altro mentale all'inizio ripresa. Per il resto la squadra qualche azione da gol l'ha prodotta anche prima della loro rete, un po' il forcing finale, forse ripeto un po' disordinato, però probabilmente sono stati quei minuti iniziali della ripresa che ci hanno portato a questo risultato negativo. Per concludere, un rapido giudizio sul San Vito odierno. Ma sicuramente una buona squadra, cinica e pronta a sfruttare le occasioni da gol che gli si presentano agli attaccanti.